Forte. Allievi, la giornata delle convittiadi è arrivata. Ogni anno, come sapete, in questo collegio gli studenti si misurano in sfide sportive. In questo collegio si allena la mente, ma oltre alla mente si allena anche il fisico. Cercate di guidarlo nella competizione che vi metterà uno contro l'altro, tenendo però conto che al di là delle gare il fine dello sport è comune. Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne e la difficoltà per vincerla. Prima di iniziare questa giornata di sport, cantiamo insieme l'inno della scuola. Questo è il canto dei Baldi studenti, sempre pronti sui banchi a studiare. Facciamo contenti i professori, direttori, genitori, con raggiungere il diploma nel trionfo del sapere. Questo è il canto che ci fa vincenti e fieri, al diploma noi si arriverà. Bene, a questo punto dichiaro aperte le convittiadi 1960. Ha sentito un crack, uno strappo? Via! L'espulsione di Dimitri è stata un duro colpo per i collegiali. Ma le punizioni collettive hanno rinsaldato il legame tra il collegio e i ragazzi. Chi non sembra riconciliarsi con la disciplina del 1960 è Arianna. No, non voglio scendere, punto. Mi sono rotto di fare quello che vogliono. La collegiale decide di non partecipare alle convittiadi, lasciando i suoi compagni pronti a sfidarsi nel torneo sportivo del collegio. Dichiaro aperte le convittiadi 1960. Che la sfida abbia inizio. Gli studenti potranno dimostrare le loro capacità atletiche in 4 specialità sportive, tutti tranne Moras, ancora infortunato alla spalla. Le convittiadi sono iniziate e io ho il compito di portabandiera. Sono molto onorato di portare la bandiera del collegio ed essere a capo della fila, persino davanti al preside. Sono stra mega felice, almeno saltiamo a scuola e poi è sport, quindi mi piace tantissimo lo sport. Sono pronto, in competizione con tutti e non vedo l'ora. La voglia non c'è, ma diciamo che sono, cioè se devo farlo lo faccio, ecco. Come vi sarà facile immaginare, daremo il via a queste gare con una prova di velocità. Ho anche i muscoli un po' indolenziti, per cui... Cominciano le eliminatorie. Maschi e femmine si sfidano in batterie separate per conquistare un posto nella gara finale. Sulla torsa mi sento molto preparato, mi sento tutto io, perché comunque penso di essere uno dei più veloci. E che tu questo vento, ho visto? Oh, qua dietro, però! Andiamo, tanto c'è ancora dei crash. Sì, esatto. Forza, forza! Sono le 8 di mattina, ho mangiato solo un toast e devo andare a correre per 100 metri. No, eh? Forza, che sei la prima, mastro! Ho vinto la prima battaglia di corsa e sono troppo contenta perché non me lo sarei mai aspettato. Ma che hai mai fatto una cosa del genere? Bravo! Oh, ehi, bravo, la pari! Fede, che ha fatto? Che hai fatto, Adria? Ho slittato così col piede.
Swami è una ragazza velocissima ed è molto brava anche sulla resistenza. Aiuto. Oddio, ragazzi, ho perso. Bene, signorine, potete avvicinarvi per la finale donne. In corsia 1 abbiamo la signorina Caputo. La signorina Mastro invece non si aspettava di arrivare prima nella sua batteria. Congratulazioni. Su ginnastica mi sono sempre un po' sottovalutata. Invece oggi ho capito che a volte pensare in negativo non porta a nulla. In corsia 3 abbiamo la signorina Denucci. Mi pesa tantissimo correre, soprattutto con l'ansia. E in corsia 4 la signorina Olgiati. L'importante è provarci, qualche soddisfazione uscirà, perché non puoi sempre perdere. In posizione, pronte? Su, 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 forza, forza, forza! Via, 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 via! Forza, forza, forza! Sono stata felicissima, ho vinto. Bravo, Tommy! Bravo, Tommy! Io ho scritto! Brava, Tommy! No, 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 niente, bravo! Tommy, sì. Ma hai sentito un crack, uno strappo? Mi sono fatta male alla finale. Ti fermavi, vero? No, no, che faccio, amore? Ho preso uno strappo. Appena ho messo questa qua, perché non la devo muovere, perché mi fa troppo male qua lì. Mi dispiace perché alla fine era una cosa di gruppo, una cosa bella del collegio, una delle cose più belle, e purtroppo non posso partecipare alle altre gare. Bene, per la finale uomini, signori, abbiamo in prima corsia il signor Milanesi, che ha vinto la sua batteria con grandissimo vantaggio. Vedo tutti e quattro in fila e ovviamente io mi concentro sui miei due favoriti, ovvero Giovanni e Alessio. Lei è il favorito, signor Milanesi, lo sa? Speriamo bene. Questa è la mia oggi. Spero vinca il migliore, speriamo. Se ti vanti prima di aver usato tutte le tue forze e se non ti andasse bene fai soltanto una figuraccia. In posizione. Pronti? E ho detto, boh, dai, ha vinto Alessio, bella, ci sta, ci sta. Ha vinto Petrigliano. Petrigliano, ragazzi. Davvero? È arrivata la notizia, vincitore Petrigliano Giovanni. Davvero ho vinto? Complimenti, Giovanni. Petrigliano! Sicuramente le altre persone non pensavano a me. Vieni qua, Giovanna! Hai bravo a te! Guarda! Non è che hai vinto tu, però non so quanto sia vero, sai fatto. Qua devo vedere un po' la storia del play, sai, così sta. Bene, ancora una volta ci troviamo a misurarci con il salto in alto. E adesso c'è il salto in alto? Che anche lì è un po' al mio regno. Cominciamo con un'altezza che tutti quanti potete riuscire a saltare. 80 centimetri. Non so se supero il metro preciso, però vabbè, c'è gente messa peggio di me, quindi... Shake, 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 molto shake bene, molto bene. Shake, 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 oh, shake, molto bene, molto bene. Tutti quanti mi hanno applaudito perché in palestra non c'ero riuscita a farlo, poi invece l'ho fatto bene. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Pronto, signor Zamparini? È davvero pronto? Ho detto, qui lo scanno perché proprio ho sfortuna, me lo sentivo proprio dentro, ho detto, qua lo scanno. Lo salto, bam, ce la faccio, sì, dai, non l'ho scannato. Lo vedo 90, ha detto, no, non voglio essere il primo eliminato, no, non stavolta. Vabbè, bravo Adri. Vabbè, almeno non sono il primo. Vola, vola, vola! Sì, anche questo.
La tecnica del salto di zampa la chiamo la tecnica del provolone. Le tecniche erano un po' particolari, ma perché non lo so, mi trovo bene. Io prendevo, correvo forte, cioè non forte, correvo. Come se fosse un aereo. Poi arrivava lì, si impuntava e faceva boom, e si buttava come un merluzzo. Signori, alziamo l'asta ad un metro tondo. Sapevo che Adriano era fortissimo, però al metro ce la potevo fare perché ho strisciato la gamba sopra l'asta. Zamparini, pensa di riuscire a saltare un metro? Sì. All'un metro mi dico, allora devo assolutamente cambiare salto perché il salto che stavo facendo a piedi uniti mi rallentava. Quindi ho detto, non va bene, devo cambiarlo al volo. Cerco, poi ho detto, vabbè, proviamo quella consigliata al prof. Pronto? Ho saltato in metà tecnica del prof, metà mia piedi uniti. Ho fatto un disastro umano, avrò saltato 20 centimetri. Filippo, sei stato uno dei più forti. Finale, grazie. Donne, passiamo all'altezza di 1,15. Pronti? Signorino Olgiati. Dai, Ludovica, dai. Prego. Ce la fa. La signorina Olgiati è la campionessa di salto in alto femminile del convitto Celana. È una cosa fantastica, io che sono tipo 1,47 m d'altezza. La mia scricciolina, topolina, criceggina. Basta, sono il top dei top io. Decretata la campionessa, è il momento della finale maschile. Alessio contro Adriano. No, la sfida è tra me e lui. American History and Tactical Man. Via qua è amare, fai la maleticare, metto io. Per forza devo vincere, non posso perdere, non posso. Signor Milanesi, a lei. Ring, ring, go the bell. The coconut you're ready to sell. Visto che ha sbagliato, lì sono andato proprio in ansia. Se riesce in questo salto sarà il campione di salto in alto maschile. È pronto? E però alla fine ce l'ho fatta, meno male. E il signor Occulto è il campione di salto in alto maschile. È anche il migliore, basta, dai, peccato. Mentre si celebra una vittoria sul campo, nei dormitori Arianna sta pensando di abbandonare la sua sfida più grande. Il pensiero di non voglio restare qua, questo c'è, alla fine c'è dal primo giorno. Ho bisogno di tutte le mie cose, rilassarmi, star tranquilla, perché qua sono su magari 24 ore, 20, 22, 23 sono nervosa, forse quell'ora è buona, cioè. Se sto male non ha senso restare. In collegio ognuno affronta le proprie sfide, chi contro se stesso e chi contro il tempo. Pronti? Via! Le convittiadi sono giunte quasi al termine e come penultima prova i ragazzi si sfidano nella salita sulla fune. Ogni volta secondo, sempre, su tre gare sono al secondo, sempre. Ma pungo. Al termine di un torneo scolastico, un'ultima classica sfida. Pallavolo maschi contro femmine. Vittorella di Lunare! 1, 2, 3, 4!
Sono partiti, belli carichi, pensando di essere la nazionale. You know you make me wanna La squadra dei maschi, secondo me, era molto scoordinata, perché c'era Giovanni che non faceva niente, stava fermo così. Io che ho sbagliato di tutto. Adriano ha sbagliato di tutto. Abbiamo sbagliato un po' tutti. Poi abbiamo fatto una remontata alla Barça. Abbiamo recuperato e poi abbiamo vinto. Signori, la vittoria ai ragazzi, complimenti. Meno male che abbiamo vinto la gara di pallavolo, andiamo a prenderci questa coppa. Terminate le convittiadi, non rimane che premiare i vincitori. Il grande vincitore delle convittiadi è stato lo sport, perché ci ha unito tutti come gruppo, compresi i professori, il preside e tutti noi. Bravo Adri. Brava Nicoletta. Brava Ludo. Antonio. E se quel che è certo è che le convittiadi abbia vinto l'unione e lo sport, agli atleti infine rimane solo un unico dubbio. Se gli atleti delle Olimpiadi si chiamano atleti olimpionici, gli atleti delle convittiadi si chiamano atleti convittiolici. Allora, olimpionici, olimpiadi. Gli atleti convi... Atleti... Convi... Non lo so, Cioè, ma c'è un modo per dirla. Convittionici? Convittoidici. Atleti convittiodici. Ma come si chiamano? Convittiadi compitiodici. Convittiodici, su. Convittiodici? Vabbè, sono sempre atleti. Sempre atleti. E dopo una mattinata di sport e di amicizia, gli atleti collegiali